cominciamo con Eugenio Sartorelli, che ringrazio per essere con noi. Eugenio, buongiorno. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Ecco, dobbiamo parlare di molte cose con te, però non possiamo non partire dalla solita panoramica dei mercati tenendo conto di questi ultimi dati. Oggi l'inflazione europea, ieri quella italiana e tedesca. L'Italia sì, ha visto una decelerazione, ma rimaniamo sempre in doppia cifra. Eugenio, qual è la tua view? Beh, la view che rimane una struttura di fondo che quando c'è un'inflazione quella curva ovviamente al 5,3, poi ci raccontiamo la storia che l'inflazione è figlia della guerra, ma negli Stati Uniti è il 5,6, quella curva, come mai? Evidentemente le cose sono un pochettino più complicate, non è solo questione della guerra, cioè è questione anche della liquidità immessa dalle banche centrali, ma le banche centrali, soprattutto quella europea, fa finta di niente. La struttura è che i rendimenti dei bond americani perlomeno vanno in quella direzione perché sono quelli quasi al 4%, Sì. però dovrebbero salire perché aumenteranno ancora i tassi. E invece prendiamo di riferimento quelli europei, cioè il bund è al 2,5%, con un'inflazione al 5,3 core mi sembra è ancora di più di quando avevamo l'inflazione a 0, qualcosa e il bund che faceva meno 0,8, cioè il delta fra i rendimenti dei bond europei e l'inflazione core non ha motivo di esistere, non ha motivo nel senso che la BCE deve alzare questi tassi. Cioè considerate che per i fondi pensione queste sono perdite nette. Sì, Se ne è accorgeranno poi i pensionati vero. fra 20 anni, queste sono perdite nette. E la Germania aveva già detto del pericolo quando i bund erano negativi, perché è vero che per lo Stato tedesco vuol dire, cioè ricordiamoci, bund negativo vuol dire che io per prestare i soldi allo Stato tedesco lo pago, questo vuol dire rendimenti E certo, negativi. perché non ho, lo dice la parola stessa, non ho un rendimento da quello che investo praticamente. No, anzi, no, devo Eh sì, pagare di più. esatto, certo, perché è Ecco, questo vuol negativo. dire che per i fondi pensione, ovviamente i fondi pensione giustamente devono mettere anche qualcosa in azionario se non hanno rendita, ma soprattutto vanno a rischio basso, cioè sui bond ad elevato rating. Un fondo pensione tedesco o europeo, quello tedesco è chiaro che deve avere un tot di percentuale di soldi sui bond e anche quello europeo, quindi anche un italiano, non è che può avere tutti i soldi sui bond italiani, deve averli un po' francesi, un po' spagnoli, un po' tedeschi e così via. E Certo. che rendimenti può dare un fondo pensione che sta avendo rendimenti che dobbiamo sempre paragonare all'inflazione? Che ormai sono anni che il bund ha rendimenti rispetto all'inflazione negativi. E questo è come lo sporco che lo si mette sotto il tappeto e poi viene fuori perché il tappeto si alza, eh? Poi lo sporco si accumula Assolutamente. lì sotto e succederà qualcosa. Non succederà fra un anno, ci vorranno un po' di anni. Ma questo fenomeno qua, questa stortura creata dalle banche centrali, ed è figlia anche di un debito pubblico elevato ovviamente, ma questa stortura creata dalle banche centrali, di bond che vendono meno dell'inflazione, creerà degli elementi, degli effetti pesantemente negativi in futuro. Certo, allora Eugenio, intanto perdonami, i future americani erano in rialzo in attesa di alcuni dati che adesso vado a leggere, ce ne sono un po', però direi quello principale è il PIL che è al 2,7 e qui siamo in calo nettamente, cioè nettamente, insomma, partivamo da un 3,2, queste su base trimestrale e le attese erano per un 2,9%, quindi poi commentiamo questo. Le richieste di disoccupazione continua sono 1.654 contro le 1.691, quindi qui siamo, l'attesa era per 1.700, quindi diciamo più l'ambito del lavoro pare sostenersi, diciamo così. Ecco, infatti, e poi sì, diciamo, commentiamo questi due, poi ci sono altri, ma insomma, abbiamo transazioni distributive, insomma, partiamo da questi che sono sicuramente quelli più incisivi. PIL, in rosso a questo punto e le richieste di disoccupazione. Allora, intanto il PIL ci ricorda, è meno delle attese, ma è sempre positivo. Quindi Sì, certo, ci ovviamente. ricorda che, ricordiamoci che la Banca Centrale Americana è un anno che aumenta i tassi ed è un anno che c'è l'inflazione. Eh Cioè, sì, c'è una perché è resistenza. iniziato a marzo dell'anno scorso la Fed. Esatto, esattamente. Quindi ormai è quasi un anno. Ora, si è sempre detto, sappiamo dalle regole economiche che questi effetti
ci vuole un certo tempo perché portino a qualcosa a livello economico. Di solito si parla di mesi. 3, 6, 9 mesi, ma qui è un anno che non si vede un vero rallentamento economico. Adesso cercavo di, se riesco, di Sì. farvi vedere, questo è un indicatore, ecco, adesso mi metto in condivisione così vi faccio vedere questo grafico, che è un indicatore è un indicatore che tiene conto di vari fattori economici. Dovrei Ok. essere in condizione, eccolo qui, adesso sposto un po' di finestre. Allora, vi ho messo gli Stati Uniti e G7. Questo è di questa organizzazione, OECD, che si chiama Composite Lead Indicator, in realtà non è un anticipatore, però tiene conto di vari fattori economici e finanziari. Li mette tutti insieme e vedete che questo indicatore è a ribasso. Questo non tiene conto solo del PIL, tiene conto anche del PIL. Però ci dice che è solo questione di tempo, cioè questi indicatori lo dicono chiaramente, dovrebbe arrivare un rallentamento, che per il momento ancora non si vede in maniera decisa, ma arriva, perché l'effetto dell'inflazione e l'effetto del rialzo di tassi, e contiamoci pure quello del mese prossimo, arriverà. Gli ultimi dati ci dicono che ancora non si vede, e Certo. allora io vi do una brutta notizia, purtroppo arriverà allora velocemente. Purtroppo potrebbe accadere così, che di colpo si deteriorano tutti questi dati, perché questo indicatore, che è un leading, quindi moderatamente anticipatore, è in discesa da, adesso qui non c'è scritto, però è praticamente da novembre dello scorso anno circa Ok. che è in discesa. Sì, sì, sì. E vi ho messo gli Stati Uniti e il G7, quindi nel G7 ci sono i principali paesi del G7, quindi anche gli Stati Uniti. Per cui, cioè, è incontrovertibile. Ma Io quindi dico che questo non c'è. cosa vuol dire? Che non si stanno scontando in modo corretto le notizie che arriveranno o la situazione che arriverà? Se, come dici tu, improvvisamente succederà qualcosa? Allora, ci sono due fenomeni. Uno, una forte resilienza del PIL che ancora tiene molto bene. La disoccupazione è sempre un dato che arriva dopo, è un lagging indicator, cioè ci conferma che le cose non stanno andando bene. Quindi la disoccupazione arriva sempre dopo. Il PIL è un indicatore puntuale, però ha ancora molta resilienza. Altri dati, se uno va a vedere il settore immobiliare negli Stati Uniti, è un settore, ma non in crisi nera, nera. E pesa per una certa percentuale del PIL. Beh, arriverà anche in Italia, sappiamo per quale Ok, questione, questa sì. crisi. Ecco, il timore è che questa è come una diga che sta tenendo, no? Cioè c'è l'inflazione, l'aumento dei tassi, però la diga tiene, 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 tiene. Questo indicatore ci dice, guarda che questa diga fra poco non tiene più. Sta cedendo questa diga, e sto parlando di economia e non finanza. E quindi è probabile che poi di colpo una serie di indicatori economici deteriorino. Non parlo di crisi economica, parlo di rallentamento sostenuto, perché è sempre stato così, cioè un aumento dei tassi porta a rallentamento economico. C'è da dire un'altra cosa, che dall'altra parte la BCE è specialista in questo, la Fed meno, la Fed sta ritirando denaro ma molto poco, cioè aumenta i tassi ma ritira poca liquidità. La BCE Ok. invece aumenta i tassi, molto meno, e non ritira praticamente liquidità. Quindi anche questo sta portando a un rallentamento dell'effetto, cioè sta aiutando l'economia in un certo senso, più di quello che ci si aspettava. Però se vuoi combattere l'inflazione, a un certo punto devi rallentare l'economia, perché l'aumento dei tassi non è in funzione aumento i tassi, allora automaticamente diminuisce l'inflazione. No, aumento i tassi. Rallenta l'economia, diminuiscono i consumi, diminuisce l'inflazione. C'è questo passaggio che è Ecco, necessario. però questo è assolutamente, questo è il passaggio, diciamo così, passami il termine scientifico, però in questo momento noi in realtà non stiamo assistendo proprio a questo passaggio lineare, cioè stiamo Esattamente. vedendo, ecco, stiamo osservando l'economia reale, i dati macroeconomici che tutto sommato reggono. Ovviamente non parliamo di dati brillanti, però nonostante il rialzo dei tassi e nonostante anche tutto quello che sta accadendo, cioè mi riferisco in primis anche al conflitto tra Russia e Ucraina, l'economia reale regge. Infatti, alla fine del 2022 si parlava di possibile recessione, oggi non ne stiamo più parlando. Cosa sta accadendo quindi, visto che, come giustamente hai ricordato tu, il passaggio è rialzo dei tassi, economia che rallenta, eccetera, eccetera? Io credo che sia ancora un'onda lunga della liquidità, che ce n'è ancora tanta e
via, dico la parola fortunatamente, ma non è giusto la parola fortunatamente, ma in maniera abbastanza oculata è stata utilizzata mediamente per fini positivi. Da una parte sussidia chi ne aveva bisogno, anche sussidia chi non ne aveva bisogno, da altre parti sostegno alle aziende e aiuto all'economia in generale. Ecco, c'è ancora questo effetto di questa cura enorme, perché è impressionante la liquidità che è stata immessa, cioè praticamente in meno di un anno è stata immessa la liquidità che era stata immessa nei 10 anni precedenti. Questo è stato fatto in meno di un anno. E questo tra il 2020 e il 2021. Ecco, l'unico spiegazione che ho è questa, che ci sono ancora quegli effetti, e questi effetti li vediamo anche, adesso vi metto in condivisione, li vediamo anche nella finanza, perché se no come si può spiegare un rialzo di questo tipo dell'Eurostoxx che ha un rialzo, adesso potremmo stimarlo, oltre il 20% da ottobre dello scorso anno. E ricordo che la guerra non è vicina agli Stati Uniti, è vicina all'Europa, Ah eh? E certo. adesso parte una nuova offensiva, l'ha detto Putin, Ah sì. Ah, stanno peraltro domani spostando. è un anno dalla prima... Tra l'altro, È certo. e però quando c'è tanta liquidità, quindi va nell'economia, che a me onestamente interessa di più, e quindi l'economia tiene, ma va anche nella finanza, perché perlomeno se non ci fosse stato un eccesso di liquidità, la finanza perlomeno avrebbe dovuto essere prudente. E invece parte l'anno, via, tutti a comprare, soprattutto Europa, non America, Europa, dove c'è la guerra. Perché? È perché c'è più liquidità in Europa. C'è più liquidità, c'è più massa critica che è stata messa dalla BCE e che ancora circola. E quindi ci sono più possibilità. Poi ovviamente c'è il fatto che ci sono più titoli value rispetto ai growth degli Stati Uniti, ma non è che negli Stati Uniti non ci sono titoli value buoni da investire e per Certo. forza devono venire in Europa. Evidentemente, è una mia ipotesi, hanno valutato che gli aiuti che ci sono in Europa dovuti alla massa della liquidità perdureranno ancora l'effetto per quest'anno e forse anche l'anno prossimo. E anche se ci sarà rallentamento, in Europa potrebbe essere inferiore. Ecco, secondo me chi ha fatto questi calcoli si dimentica del fattore geopolitico. Cioè che i russi, cioè Putin ieri ha detto che la Transnistria non la riconosce più, e quindi ha già fatto capire, guardate che se mi fate girare un po' le scatole, io invado pure la Transnistria, Sì, che già praticamente è già sì. lì perché è in mano ai filorussi, e sarebbe una nuova Crimea. Ecco, l'ha fatto capire. E qui, secondo me, tutti gli operatori, non sto parlando di trader, sto parlando di gestori, soprattutto i gestori che dagli Stati Uniti stanno investendo in Europa, secondo me stanno sottopesando questo fattore, ma pesantemente lo stanno sottopesando. Assolutamente. Allora, Eugenio, facciamo così. Alessandra in regia, che non ho ancora salutato, andiamo con il titolo della Fed, perché al di là delle minute che sono state pubblicate ieri, Eugenio, molti ritengono che l'inflazione effettivamente potrà andare giù, quindi avvicinarsi, credo, idealmente si intende questo al 2%, magari non entro il 2023, già nella media del 2%, ma quasi entro appunto il 2023 senza recessione. Ce la vedi come ipotesi già in quest'anno, partendo dal presupposto che praticamente siamo a marzo? Cioè, non ho capito, ipotesi di recessione No, o no, no, ipotesi senza che i tassi recessione, no, no, che siano. l'inflazione Ah, riesca l'inflazione. veramente a scendere, vedi come dice il titolo, a livelli importanti, quindi che possa riportarsi intorno al 2%, quindi senza recessione, e che quindi si possa tornare a una situazione normale e inflattiva. Allora, intanto, se si dovrebbe vedere il mio schermo, questa è la situazione dell'Europa, dove l'inflazione core non sta affatto rallentando, è continuata a No, crescere. no, esatto, assolutamente, l'abbiamo visto anche ieri, insomma, 6%, no, siamo? No, con quella core è al 5,3 quella core A dell'Europa. 5,3, non era? Invece è a 5,6 quella core degli Stati Uniti, dove effettivamente sta rallentando. Perfetto. Effettivamente sta rallentando, era al 6,6 e sta al 5,6. Ma 5,6, che cosa deve accadere? Cioè, com'è possibile che con un'economia in crescita rallenti l'inflazione? Cioè, non vedo come. No, Se no, l'economia certo. non rallenta, come l'inflazione possa rientrare? Perché c'è la storia dell'Europa, ma c'è la questione dell'energia della Russia. Bene, vi sto facendo vedere gli Stati Uniti, che non hanno bisogno del gas russo, non hanno bisogno del petrolio russo, non hanno bisogno delle miniere russe di materie prime, forse di qualcosa,
forse c'è qualche metallo raro che c'è in Ucraina, ma quello arriva. Di grano non ne hanno bisogno, perché gli Stati Uniti ce ne hanno abbastanza di grano, quindi non hanno bisogno delle cose che ci sono in Ucraina e Russia, o ne hanno bisogno parzialmente. Quindi questa inflazione legata al fatto che c'è un'economia forte e tanta liquidità. Quindi se l'economia non rallenta, per me è altamente, no, impossibile, non posso No, no, dirlo, è altamente ma improbabile. Andrebbe certo, contro, sarebbe una magia, no, sarebbe una perché, magia ma economica. certo, lo diciamo, Soprattutto per gli Stati è Uniti, per abbastanza, l'Europa. sì, no, no, perdonami, è abbastanza logico perché se l'economia non Sì. rallenta noi spendiamo e quindi automaticamente, Esatto. insomma, non si abbatte la domanda, cioè quello è un po' spiegato in modo semplice, semplice. Esatto, è quello che toglie l'inflazione. Però io temo, e ci sono dei segnali, uno è il mercato immobiliare americano, un altro, carta di credito. In questo momento i tassi, vado a memoria, il tasso medio che si paga sulle carte di credito degli Stati Uniti, dovuto ai tassi, dovuto al fatto che si stanno reindebitando tantissimo, è al 22%. 22%. Quanto possono resistere i consumi se tu paghi dei tassi del 22%? Sono i più alti da 30 anni. Non si è dagli anni, fine anni 80, primi 90, che non si ritrovano dei tassi così alti sulle statunitensi. Quanto Certo. possono resistere i consumi con dei tassi così? Un mercato immobiliare che già sta ricordando che c'è qualcosa che non va negli Stati Uniti. Io temo che ci possa essere un rallentamento forte. E se non interviene la Fed, perché la Fed così ha intervenuto ovviamente, non ha fatto come la BCE che fa lo struzzo, è intervenuta e continua a intervenire, perché il pericolo è quello dell'iperinflazione, la spirale inflazionistica, che allora c'è l'inflazione, allora devo pagare il 22% le carte di credito, allora voglio aumenti salariali, Eh se non certo. vado aumenti salariali vado in piazza, me li dai, aumenta ulteriormente l'inflazione e tutto continua a aumentare. Ecco, la spirale inflazionistica è lo spauracchio di tutte le banche centrali e di tutti i ministeri dell'economia. Quindi preferiscono che ci sia un rallentamento vero, tangibile dell'economia, piuttosto che rischiare non un'iperinflazione, una spirale inflazionistica che poi può provocare un'iperinflazione e poi per fermarla ci vogliono misure draconiane e impopolari, soprattutto, che deve fare un Ah no, governo. beh certo, esatto. E quindi è meglio che vadano avanti. Vado avanti, vi dico già il numero, cioè quando vedrete, ma l'avevo già detto in questa trasmissione, quando vedrete che questo numero qui incrocia al ribasso il rialzo dei tassi, quindi il rialzo dei tassi, la prossima volta arriviamo al 5, l'inflazione invece scende, va al 5,2, poi l'inflazione va al 4,8 e i tassi li mettono al 5,25. Ecco, a quel punto c'è l'incrocio verso l'alto. Ecco lì, allora secondo me la Fed si ferma, dice mi Ah, fermo e ok. guardiamo i risultati. Ma prima ci deve essere un incrocio verso l'alto dei tassi rispetto all'inflazione. Quindi o Ecco, scende tanto l'inflazione o salgono tanti tassi. invece è improbabile oggi riuscire a capire quando la BCE potrebbe fermarsi, credo, no, Eugenio? Però deve avvicinarsi al 5,3. Dal 3 al 5,3 Appunto, c'è uno appunto. spazio siderale, cioè la BCE deve arrivare al 4. Anche se scendesse sotto il 5, l'inflazione core deve almeno avvicinarsi. Deve Ah, almeno avvicinarsi. Sappiamo, sì, no, c'è scusa. una questione: Vai, vai, vai. perché la BCE ha paura a togliere liquidità? Dati credo della scorsa settimana, l'Europa sta finanziando l'Ucraina non solo militarmente, ma anche per aiuti. Ci sono 1 milione di profughi in Polonia, 1 milione. Che non è che può pagarli tutta la Polonia, no? Dobbiamo dargli una mano come Europa, fanno parte Certo, dell'Europa, certo. al di là che Poi siano europei o proprio no. oggi, Ursula von der Leyen ha fatto questo discorso sull'unità, sul fatto che Certo, ma negli giustissimo. ultimi tre, no, no, appunto che negli ultimi 3 anni ci siamo riscoperti più uniti. Speriamo sia così, perché come dici tu, ovviamente se si fa parte di una istituzione come quella europea, bisogna poi aiutarsi nel momento del bisogno, chiaramente. Ma questo ha un costo, E cioè, certo. nell'Ucraina sono stati trasferiti circa 50 miliardi, che sono ancora pochi, però poi per la ricostruzione o per continuare ad aiutare l'Ucraina, che se la guerra va avanti, se aumentano i profughi, qui bisogna aiutarli in qualche modo. E quindi già oltre ai sussidi per le aziende, per la questione dell'energetica, che stanno dando quasi tutti i paesi, e ricordo che la von der Leyen lo dice quasi ogni mese, l'ha detto più volte, ha detto guardate che se date i sussidi per l'energia poi arriva inflazione, l'ha detto, stravidetto, ridetto. Ma al di là di questo, che la BCE
in qualche modo indirettamente finanzia questo, probabilmente c'è anche bisogno di finanziare un aiuto all'Ucraina e quindi Certo. è molto cauta questo. Il pericolo è che questo, quel grafico che vi sto facendo vedere continui a crescere e non Assolutamente sì. scenda. Senti Eugenio, allora oggi peraltro penso che ti terrò qualche minuto in più, spero che tu non abbia da fare No, subito alle 15. assolutamente. Allora, no, detto questo perché ci sono ancora due questioni che voglio affrontare con te. Intanto, beh, torniamo al titolo sull'inflazione italiana. Altro che bella notizia, ma giusto un commento, ne abbiamo già detto prima perché poi ieri abbiamo letto subito, no, appena è stato pubblicato il dato, i titoloni, finalmente l'inflazione in Italia scende, però siamo ancora al 10%, quindi ti chiedo un commento su questo, anche magari tenendo conto del fatto che nonostante tutto l'indice italiano, il FTSE MIB, performa bene, cioè abbiamo visto è la borsa record, diciamo così, dall'inizio dell'anno, quindi a livello mondiale, cioè quella che ha riportato i migliori risultati. Sì, diciamo che è sorprendente questo andamento della borsa italiana, ma adesso stavo cercando il BTP, ma è sorprendente anche l'andamento del BTP. Adesso vi faccio vedere perché. Adesso ve lo metto in condivisione e ve Sì, lo faccio vedere. ottimo. Allora, questo Beh, è il siamo a BTP. 4,46, il decennale è 4,47 di rendimento. Esattamente, che è contro il 2,5 della Germania Eh circa. sì, eh sì. Però vediamolo dal punto di vista dei prezzi, che è l'inverso del rendimento. Allora, guardate, attenzione, minimo di inizio gennaio, si sale e adesso sta correggendo, quindi sta correggendo, scendono i prezzi, stanno aumentando i rendimenti. Andiamo a vedere nella stessa fase cosa ha fatto la Germania, cioè il Bund. Il Bund è salito ed è sceso molto di più, guardatelo in parallelo, guardate sopra, guardate. Guardate la distanza tra il minimo attuale del BTP e il minimo di inizio gennaio, che è un minimo anche ciclico, vabbè, sono cose più cose mie, delle mie strutture cicliche. Guardate invece quanto è molto più vicino il Bund da questo minimo. Quindi in questo momento l'Italia sta andando bene sia sul BTP e quindi anche sullo spread e sta andando bene anche come azionario. C'è proprio fiducia in questo momento sull'Italia per una serie di motivi che possiamo riassumere. Uno, è quella che ha più soldi dall'Europa per la questione della pandemia e ce li avrà ancora, credo, fino al 2024, in varie tranche fino al 2025. Ha avuto un ottimo PIL, tra i migliori in Europa lo scorso anno, sembra che lo manterrà quest'anno e c'è un governo stabile. C'è un governo stabile che si temeva che fosse antieuropeo, invece per il momento sembra che vada molto d'accordo, ma è un governo che sta dimostrando una certa stabilità. Tutto l'insieme, considerando che ci sono anche molti titoli finanziari e il sistema bancario europeo sta avendo dei buy un po' a tutto il mondo, tutto questo sta portando a una borsa che è veramente, io credo che non so quanto bisogna tornare indietro, guardate che rialzo, ottobre, perché anche già prima era iniziato, guardate la pendenza del rialzo di ottobre fino a fine novembre. E la pendenza del rialzo di gennaio è praticamente uguale. Quindi non è la cosa sorprendente è che ha rifatto il nostro mercato quello che aveva fatto già i 2 mesi precedenti, ma era inatteso questo rialzo. La migliore borsa europea, una linea retta, è impressionante, una linea retta, E una infatti. linea retta. E anche sui BTP sta andando bene. E io temo che ci si sveglierà da questo sogno. Dove ci si sveglierà, non penso che la borsa italiana crolli, ma che perlomeno torni come forza rispetto agli altri mercati europei, mi sembra più che normale, perché ricordiamo che è vero che un'inflazione elevata aiuta un po' il debito pubblico, però dall'altra parte i tassi elevati vuol dire che paghi di più i rendimenti del debito pubblico, quindi bisogna vedere tra le due cose cosa Ah no, beh, prevale. chiaro, E le banche certamente. sono piene di debito pubblico italiano. Le banche italiane che hanno spinto, non solo le banche italiane, ma molte le banche italiane hanno spinto questo rialzo, oltre ad STM e altri titoli, le banche italiane sono piene di debito pubblico italiano. Quindi se ritorna in difficoltà il debito pubblico italiano, non subito, magari fra qualche mese, questo grande rialzo dell'Italia non so quanto sia così sostenibile, non dico che si fermi, ma perlomeno ritorni a essere forte come gli altri dell'Europa, Ok. perché mi sembra un eccesso di ottimismo quello che c'è sull'Italia a livello finanziario, lo dico a livello finanziario, a livello economico magari ci può stare, ma la finanza è una piccola fetta dell'economia. Noi abbiamo una borsa valori che non rappresenta l'economia italiana.
È Sì, piccolo. questo, cioè, forse non c'è nemmeno una motivazione precisa come ci hai fatto capire tu, però è interessante questo spunto perché in questo momento la finanza italiana è ben sostenuta, diciamo, cioè, si sente fiducia, no, Sì. nella finanza. Sarebbe, questo è uno spunto interessante, pensiamoci magari di approfondirlo, Eugenio. Io ti do sempre degli input, poi piano Sì, no, piano volentieri. ci arriviamo. Allora, Bitcoin and Company, sempre facciamo il punto con te, Eugenio. Chiaramente andiamo a vedere un po' come stanno le criptovalute, però non possiamo non partire da questo terremoto che ha investito Rock Trading con questi 34.000 clienti italiani che stanno tremando un po' per i Bitcoin. Un terremoto che appunto sta scuotendo anche l'Italia. Cosa sta succedendo? Allora, io, visto che conosco la società e conosco anche uno dei founder, mi sento di poter dire che sono persone serie. Parliamo di una società che è stata il primo exchange in Europa. Poi per un po' è stato come sede a Malta, ma non è una colpa, cioè Malta non è un paradiso fiscale, e poi sono tornato in Italia, credo nel 2017, 2018, sede Milano. E c'è ancora da capire che cosa è accaduto. Diciamo che hanno bloccato tutto, probabilmente perché è stato bloccato il loro sistema e quindi devono fare dei controlli. Mi sento di poter dire che chi ha i Sì, soldi lì esatto, non. scusami, non ho specificato, dando per scontato che hanno interrotto praticamente l'operatività, no? E Esatto. quindi c'è un po' di ansia, per così dire, tra i risparmiatori, ecco, sì. Sì, allora a livello globale è. È un piccolo exchange, quindi conta veramente poco. Per l'Italia, però, per la fiducia che c'è nel settore dell'Italia, sicuramente pesa questo fatto. Diamogli tempo che facciano i controlli che dicono che stanno facendo per vedere come si svilupperà. Certo che avere dei propri fondi, che comunque da 2 giorni uno può andare a vedere quanti fondi aveva. Però non può spostarli, non può fare spostamenti di niente, devono fare i controlli. Ecco, io ricordo che i signori, quelli che hanno acquistato una assicurazione Eurovita, sono messi anche peggio. Ah no, beh certo, Ecco. no, ho parlato anche di quel caso, certo. Beh sì, diciamo che poi è stata su Rock Trading è stata interrotta l'operatività. Qualche giorno prima c'era già stato qualcuno che aveva lamentato la difficoltà di Sì. fare delle operazioni, no? Prelievi e trasferimenti, poi c'era Banca Sella che insomma in qualche modo si è defilata come banca d'appoggio, ma Esatto. evidentemente si intravedeva appunto proprio qualche difficoltà di sistema. Poi, come hai detto tu, bisogna chiarire bene cosa sia successo. Però ecco, poi diciamo che qualche segnale era arrivato prima del blocco effettivo. Sì, c'era stato, ma probabilmente il loro sistema era stato bucato ed erano stati sottratti degli asset, delle cripto sostanzialmente che avevano in custodia, probabilmente già tempo addietro. E da qui nasce poi probabilmente una serie di catene di eventi che poi hanno portato a questa sospensione per vedere un po' cosa possono fare. Io spero, ecco, la cosa che spero che non sia accaduta è che abbiano bucato di nuovo i loro sistemi e abbiano sottratto ancora, questo non lo so, è un'ipotesi ovviamente, sto No, no, dicendo, che certo. abbiano bucato i loro sistemi e quindi adesso devono vedere quanti asset hanno e quanto possono, se poi liquidano la società, quanto possono dare ai loro clienti, oppure se vanno avanti, se trovano un cavaliere bianco, un salvatore che immette liquidità, come è successo anche su altri exchange, arriva qualcuno, gli mette liquidità per gli ammanchi e si va avanti. Certo. Vedremo, io ripeto, so chi c'è dietro e sono persone serie, non sono persone come quello di FTX che fa quelle manovre speculative e usa i soldi dei clienti per fare delle cose come se fossero soldi suoi. Ecco, mi sento questo di poterlo Ecco, escludere visto le persone che ci Eugenio, sono. quanto sta risentendo il Bitcoin a livello proprio di prezzo, diciamo così? Adesso vedo che a 24.036 sta calando dello 0,64 per questa storia o per altro. E poi, insomma, qualcuno sostiene che in generale le criptovalute stiano soffrendo, stiano scivolando anche sull'ansia proprio del rialzo dei tassi, visto che ne stavamo parlando poco fa. Questi due aspetti e poi ti saluto. Allora, sull'effetto sulle criptovalute Bitcoin zero, perché parliamo di un piccolo exchange. Se Ok. fosse un exchange più internazionale, ha soprattutto clienti italiani o comunque Avrebbero europei. avuto più Esatto, se scossoni. fosse stato più Ok. grosso, cioè se avesse avuto degli asset, che ne so, di 1 miliardo o qualche centinaio di milioni di euro, e allora
Qui parliamo di, mi ricordo, 10, 15, 20 forse miliardi di, milioni di asset, mettiamo cifre basse. E, quindi nessun effetto. Rimane, per quanto riguarda il Bitcoin, 25.000 ha retto come resistenza. Io credo che se noi siamo ancora in una fase, ricordiamoci la correlazione positiva, questo a rosso è l'S&P verde del Bitcoin, correlazione ancora nettamente positiva. Questa è una correlazione 52 settimane che è del 78%, quindi c'è ancora questo effetto. Se il mercato americano, come ipotizzo, riduca la sua fase di risk-on, è ancora in fase risk-on, e vada in una fase risk-neutral o risk-off, io penso che il Bitcoin potrebbe anche leggermente correggere. Però, soprattutto anche lui da inizio anno, ha dimostrato, tenendo conto anche della volatilità differente del mercato americano, con il mercato americano, una forza relativa maggiore, confermata anche dall'ultima situazione del rialzo che c'è stato, in particolare il 15 febbraio. Ecco, se rimarrà questa forza relativa anche quando il mercato americano, come io ipotizzo, potrebbe essere marzo, corregga un pochettino di più, anche sulla scorta dei rialzi che fa la Fed e poi anche la BCE, e se terrà quota 20.000, o addirittura si ferma anche più sopra la correzione, ecco, penso che poi ci possa essere, soprattutto una seconda metà dell'anno, con una situazione risk-on di più sulle criptovalute che sui mercati azionari, dove il Bitcoin possa recuperare altro che 25.000, e direi, mi sbilancio ovviamente, ma lo dico proprio così, non esistono i target price, però come idea. Se veramente ritornerà a questa fase di risk-on forte, più forte sul Bitcoin e le criptovalute, penso che possa arrivare a 30.000 e anche oltre nella seconda metà dell'anno e trainare poi tutte le criptovalute. Ok. Ricordo che c'è anche l'halving, ne avevo già Ah sì, parlato, l'halving del Bitcoin l'anno prossimo, ma a fine agosto, non mi ricordo se fine luglio o inizio agosto, c'è l'halving del Litecoin, che è Ok. il figlioccio del Del Bitcoin. Bitcoin. Sì, ne avevi parlato anche nella puntata precedente in cui ci siamo sentiti, E assolutamente. questo sarà una cosa importante. L'altra domanda che mi avevi fatto, me lo sono perso. Qual era? L'altra domanda, ah sì, anch'io me la stavo perdendo, ma mi è tornato in mente. In generale, si dice che le criptovalute stanno scivolando un po' sempre sull'ansia del rialzo dei tassi, quanto le cripto seguono anche l'andamento, insomma, delle banche centrali, insomma, quanto seguono gli stessi argomenti dei mercati tradizionali, mettiamola così. Allora, intanto non è vero che le criptovalute non danno rendimento perché si possono mettere in staking, cioè blocchi su un conto e ti danno rendimento. Però questa cosa è complicata, andrà sviscerata e bisognerebbe vedere su quale criptovalute. Detto Ok. questo, tutte le criptovalute, come il Bitcoin, che sono degli asset a numero finito, sono deflattivi per definizione. Cioè è solo questione di tempo, ma visto che ancora più dell'oro sono degli asset scarsi, perché l'oro è scarso, ma un pochettino se ne trova sempre. Il Bitcoin sono 21 milioni, fine. Oltre Sì, 21 milioni poi non ce ne non ce ne saranno. saranno più, non sono E quindi è infiniti, deflattivo. certo. Magari adesso non è stato ancora digerito dal mercato, ma quanto più si va verso i 21 milioni, tanto più il mercato sarà deflattivo nei suoi confronti, a meno che non chiuda i battenti tutto il mondo delle cripto. Ma se il mondo delle cripto rimarrà attivo come penso, per la questione non delle cripto, ma la questione delle blockchain che servono, il Bitcoin e tutte quelle a numero finito saranno deflattive, quindi copriranno ampiamente dall'inflazione e si spera facciano anche ben di più. Ok, chiarissimo. Allora, Eugenio Sartorelli, grazie. Intanto togli la condivisione. Ringrazio anche gli amici che ci hanno scritto in realtà per salutarci. Antonello dice buongiorno a tutti, bentrovati Manuela e Eugenio. Augusto, grazie per l'analisi con la A maiuscola. E beh, insomma, Eugenio Sartorelli è una garanzia. E quindi, insomma, oggi poi l'abbiamo sfruttato per bene. Eugenio, io ti ringrazio naturalmente per essere sempre con noi, anche per questa puntata. E rimando, invito tutti i nostri amici a contattarti se volessero approfondire questi temi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, posso solo dire una cosa? Che Sì? il 18, per chi è interessato, io il 18 di marzo, qua a Desenzano del Garda, farò un corso dopo tre Certo. anni e mezzo che non ne faccio in presenza, per Oh. ovvi motivi ne faccio uno in presenza sull'analisi e trading con i cicli, dove faccio anche, parlo delle cose di cui parlo qui, cioè di analisi intermarket, cioè Eh cerchiamo beh, di capire come i certo. cicli economici, i cicli finanziari sono intrecciati fra di loro. Va Quindi se bene, andate sul mio sito trovate tutto. magari ci vengo pure io, dai.
Certo, Desenzano è un posto bellissimo. Appunto, quando hai detto poi ci sarà anche già bel tempo. Quando E il 18 è? marzo. Allora può essere anche Bellissimo. che ci sia la primavera, insomma. Va bene, grazie Eugenio Sartorelli, a presto.